chiara ed evidente. Aggiungo alcune riflessioni personali. Innanzitutto credo che la nostra sanità non è fatta soltanto di disfunzioni, ma ci sono anche elementi, episodi di positività. Leggevo qualche giorno fa anche di una persona che riferiva di come il reparto chirurgia dell'ospedale di Frosinone fosse stato in grado di aiutare, di risolvere, quindi di curare adeguatamente un proprio familiare. Noi dobbiamo lottare contro il superamento delle criticità, ma puntare l'attenzione soltanto sulle criticità rischia di fare il gioco poi di chi vuole ancora di più penalizzare ed impoverire la nostra sanità. Dobbiamo essere capaci anche di vedere quegli aspetti positivi che oggi ci sono, e ci sono grazie al lavoro di tanti medici che non sono come quelli della barzelletta che ci hanno raccontato prima, che non guardano al portafoglio ma hanno un cuore e con il cuore lavorano. Certo, l'atto aziendale che è stato proposto è assolutamente insufficiente per una visione della sanità che sia congrua al nostro territorio. E io oggi aggiungo ad un territorio integrato che non è soltanto quello della provincia di Frosinone ma anche quello della provincia di Latina. Peraltro il risultato di una commissione tecnica pare che abbia destituito, che abbia in qualche modo eliminato la possibilità del DEA di secondo livello a Frosinone, nemmeno in prospettiva. Questo è un dato molto grave che deve indurre ad una riflessione, e io approfitto di questo incontro, di questo convegno, della presenza del sindaco, amico Nicola Ottaviani, per ribadire un concetto. Se questo è l'atteggiamento della regione bene, e dell'azienda sanitaria, credo che sia improcrastinabile ed ineludibile un nuovo passaggio in assemblea dei sindaci, perché non possiamo stare al dettato del direttore Mastrobuono che con sufficienza e credo anche con un po' di spocchia debba dire sui giornali che non serve un nuovo passaggio perché lei ha fatto tutto. Io credo, e lo dico qui in maniera chiaro, ufficiale, al sindaco che deve prendere l'iniziativa per un nuovo passaggio in assemblea, perché questo atto aziendale, così come rivisto, è diverso da quello che è stato licenziato e che per il quale già il Comune di Alatri ha dato un parere negativo. Questo è un passaggio politico fondamentale che noi non possiamo lasciare trascorrere. Ma il 15 marzo è vicino, per cui ecco, ripeto, sono qui anche per chiedere a nome del sindaco di Alatri, ingegner Morini, e di tutta la nostra comunità, ma io credo di interpretare un po' il sentimento di tutti i cittadini del territorio, non soltanto di Alatri, di ritornare in assemblea dei sindaci per approfondire e per verificare effettivamente quanto ci fosse di vero in quella proposta e quanto invece fosse di lusinghiero e forse anche un po' di ingannatore nella proposta dell'azienda sanitaria. Chiudo perché ho promesso che non volevo rubare tempo in scena al sindaco di Frosinone, chiudo ribadendo un concetto che mi sta a cuore, l'ho detto anche il sindaco di Latina: la sanità non ha colore. Noi non siamo assolutamente portati a fare nessuna valutazione, alcuna valutazione di carattere politico su chi gestisce o propone le soluzioni, sia a livello regionale, a livello di azienda ASL, a livello comunale. Noi la sanità non ha colore, come non hanno colore i problemi, le grandi questioni del nostro territorio, che si chiamino lavoro o che si chiamino tutela dell'ambiente e del nostro territorio. Non hanno colore, e noi siamo qui a testimoniare che se c'è da fare una battaglia contro un'impostazione che non ci convince, siamo a fianco di chiunque lo voglia fare, a cominciare dal coordinamento della sanità e spero anche a fianco del comune di Frosinone rappresentato dal sindaco Ottaviani. Grazie a voi e scusate del